neanche il cambio di allenatore porta bene all'Arezzo. Al debutto di Pavanel sulla panchina Amaranto arriva un'altra sconfitta, la settima consecutiva interna considerando anche la passata stagione, la quarta in 5 partite di questo campionato. Dopo aver eliminato l'Arezzo dal primo turno dei playoff, la Lucchese fa un altro colpo grosso al comunale. Primo tempo abbastanza scialbo con una parata per parte, nella ripresa l'Arezzo sembra essere più continuo negli attacchi e invece in 2 minuti perde tutto. Prima è Del Sante su una punizione da destra a trovare una conclusione sporca che finisce all'angolino. Qualche secondo dopo Ferrario entra fuori tempo su Bortolussi e si guadagna il rosso diretto. Moscardelli è l'ultimo a mollare, ma non basta. La Lucchese trova il primo successo esterno. Per l'Arezzo è sempre più crisi, malgrado qualche timidissimo passo in avanti. Abbiamo visto una squadra che nel primo tempo ha cercato di aggredire in avanti. Non abbiamo attaccato molto alto. Abbiamo concesso solo delle palle lunghe nel primo tempo alla Lucchese e noi invece abbiamo provato a venire fuori dal basso, quindi c'è un concetto, dobbiamo provare a continuare a svilupparlo. Nel secondo tempo, nel nostro momento migliore, dove abbiamo trovato anche palla a terra delle situazioni importanti, c'è stata un fallo che potevamo evitare perché era molto laterale, anche quella cosa lì è una cosa che avevamo detto di non concedere delle punizioni, perché questa è una squadra lucchese che da quel lato lì ha delle armi, ha dei buoni calciatori, ha dei buoni schemi, ma è uno schema che conoscevamo, quindi su questo sì, è importante lavorarci. C'erano delle posizioni prestabilite, sapevamo cosa andavano a fare, non eravamo posizionati e questo è un motivo per cui ci si debba giustamente arrabbiare e lavorare.